Il Teramo non guarisce dal mal di trasferta e torna ancora a mani vuote da una gara lontana dal Bonolis, per la precisione la sesta volta. A nutrirsi ora dei mali dei biancorossi è la non irresistibile Lucchese, che effettua il controsorpasso in classifica. E dire che il tecnico Vivarini si è affidato inizio gara allo stesso 11 di partenza, risultato vincente sul Siena, quindi con Caidi, Dorazio e Altobello trio difensivo e capitan Speranza e il rientrante Perrotta in panchina. L'approccio della partita della Lucchese è buono e il Teramo deve guardarsi le spalle dalle iniziative degli uomini di Lopez, non in panchina perché squalificato per due giornate. Nolè è pericoloso in due circostanze, in particolare sulla seconda, e il compagno Benvenga a salvare involontariamente la porta del Teramo. L'avvio rabbioso dei toscani si sopisce dopo la conclusione sopra la traversa di Marchesi. Il Teramo si rende pericoloso con la bella giocata di Paolucci, che gira al volo il cross di Paolo Antonio, corretto e prolungato da Moreo, blocca Di Masi. Il finale di tempo condizionerà il resto della partita. Al 45esimo il Teramo passa in vantaggio con un gran gol di Moreo. Cenciarelli recupera palla e serve l'airone teramano, che dribbla e specie e fa partire un destro di pregevole fattura, potente e preciso, all'incrocio, imparabile per Di Masi. Ci sarebbero le condizioni perché il Diavolo vada all'intervallo in vantaggio, ma non è così. Durante il recupero Caidi rinvia e lascia lì un pallone su cui si avventa Fanucchi, che controlla, elude Altobello e con un diagonale all'apparenza non irresistibile fa secco Tonti, 1-1, che è una mazzata per i biancorossi, ed il peggio deve ancora arrivare. Si materializza ad inizio ripresa su una palla pizzicata da Fanucchi. Dorazio tenta il rinvio ma viene bruciato da Monacizzo, contatto tra i due che per schirru di Michelino è meritevole di calcio di rigore. Tra le proteste dell'11 biancorosso, negli 11 metri la trasformazione di Terrani è perfetta e in poco tempo il ribaltamento di risultato è servito. Il nervosismo tradisce il Teramo, il tecnico Vivarini viene spedito negli spogliatoi per proteste, entrano Calvano e Lenoci per Paolucci e Cenciarelli, ma la mossa vincente arriva dalla panchina della Lucchese. Entra l'ex aquilano Pozzebon, che al 19esimo triplica e chiude i conti. Sul cross di Nolè si avventa proprio Pozzebon, aiutato dalla deviazione di Altobello che spiazza Tonti, 3-1. È partita che il Teramo non riesce più a riaprire, nonostante l'ingresso di Da Silva, che comunque impegna Di Masi con una conclusione centrale. Più impegnativo l'intervento dell'estremo toscano su Moreo, che va vicino alla personale doppietta che avrebbe regalato più pathos al finale. Non è così, e alla fine i numeri dicono che, penalizzazione o no, la difesa del Teramo con 20 gol al passivo è la seconda peggiore del torneo. Numero impietoso e che aiuta a spiegare dove siano i problemi più grossi del Teramo, al di là di tutto il resto. E ora si chiederà al Bonolis il nuovo scatto in più per non complicare ulteriormente la classifica.